Nella puntata di questa settimana, i nodi adesso della democrazia. Ma ci sono animali, per così dire, bastian contrario, cioè animali che non vivono nell'ambiente per il quale erano destinati, ma in ambienti diversi. Casi tipici sono le balene e i delfini, che da mammiferi terrestri sono poi diventati animali acquatici, assumendo anche l'aspetto di pesci. Altro esempio sono i pipistrelli, divenuti animali volanti, mentre certi uccelli sono diventati animali terrestri, come lo struzzo, che ha perso la capacità di volare. Nel documentario di oggi vedremo tre animali che hanno, a un certo punto della loro storia evolutiva, cambiato ambiente, e sono due mammiferi e un uccello, che hanno praticamente abbandonato la terraferma e l'aria per vivere sostanzialmente nell'acqua. Sono la lontra, la foca e il pinguino. E sono diventati così bravi nuotatori da battere ogni record. La foca e il pinguino, per esempio, possono raggiungere i 50 km di velocità in acqua, mentre i nostri migliori campioni olimpionici nei 100 metri stile libero superano di poco i 7 km all'ora, cioè 7 volte meno. I tre ritratti che vedremo sono molto insoliti e anche teneri, perché vedremo questi curiosi abitanti dei mari polari non solo nelle loro performance sportive, ma anche nella loro vita, per così dire, affettiva. Vediamo. Tra gli animali che popolano le fredde acque del Pacifico settentrionale, il più grazioso, giocherellone e simpatico è indubbiamente la lontra marina. Allo stato naturale la si può trovare tra i letti d'alghe delle coste del Pacifico, dalle isole Aleutine fino alle regioni asiatiche ed americane circostanti. Queste scene sono state riprese in un acquario giapponese. L'evento che state per vedere è eccezionale. Con crescente emozione, la troupe televisiva ha atteso pazientemente 32 giorni per poterlo filmare. La nascita di una lontra marina. Le lontre marine vivono, si accoppiano e nascono nell'acqua. La madre si è rannicchiata e aiuta il cucciolo con le zampe e con i denti. La piccola lontra è in arrivo. Frammenti di sacco amniotico restano attaccati al pelame. Istintivamente la madre ha già spezzato il cordone ombelicale e il cucciolo respira ormai da solo. Il primo compito della madre è di pulire a fondo la pelliccia del cucciolo. Solo quando l'avrà fatto, e molto accuratamente, il neonato potrà avere un pelame impermeabile e isolante ed affrontare così la vita acquatica che lo aspetta. Ha solo pochi minuti di vita e già cerca di mangiare. Ci deve pure essere un capezzolo da qualche parte. Il maschio rimane in disparte a fare toletta. I primi attimi di vita della lontra marina, la coscienza di essere vivi in questo mirabile mondo nuovo, sono intimamente associati alla madre e alle sue affettuose attenzioni. In natura, le lontre marine vivono in nuclei familiari numerosi e molto uniti. Vivono insieme, apparentemente in armonia, per tutta la vita. Ha solo una settimana e ha già sostituito il latte con alimenti più sostanziosi, come un calamaro. Ma è una preda ancora un po' troppo resistente ed elastica. Sembra che lo stia usando come uno stuzzicadenti. Le lontre marine si nutrono di una grande varietà di creature marine.
ma sono particolarmente ghiotte di frutti di mare e di crostacei, che però vanno sgusciati. Sono molto abili. Questa è una delle rare occasioni in cui si può osservare l'uso di un attrezzo da parte di un mammifero. L'uso degli attrezzi è lo stratagemma più riuscito, o per dire meglio, la tecnica di sopravvivenza più utile. Le lontre marine la imparano sin da giovani, a volte da giovanissimi. Madre e figlio si uniscono al resto del branco. In natura, tra le scogliere e i banchi d'alghe, farebbero lo stesso. La famiglia resta unita, finché non giunge il momento della separazione, quando ritorna la stagione nuziale. Il cucciolo viene estromesso senza tanti complimenti. È un ciclo che si ripete regolarmente e trasforma completamente le femmine e i maschi. La femmina è ancora molto legata al suo piccolo, sente il bisogno di stargli vicino. Ma per i prossimi frenetici attimi, il cucciolo dovrà aspettare. Il maschio l'afferra per il muso. Lei si abbandona volentieri. Una volta fatto il suo dovere, il maschio si riposa e procede alla sua toilette personale. La femmina invece torna dal suo piccolo, al quale continuerà a dedicare tutte le sue attenzioni. Per mesi dormirà e giocherà sul ventre della madre. Quando sarà abbastanza grande per restare solo, la madre lo lascerà in disparte, ma non per molto, e rimarrà sempre nelle vicinanze. La bellissima e rara foca fasciata appartiene a una tra le decine di foche che popolano gli oceani e le regioni costiere. Alcune specie preferiscono i tropici, altre si trovano in mari isolati e perfino nei grandi laghi. Ma la maggior parte delle foche vive tra i ghiacci. Si pensa che le striature del manto delle foche fasciate servano per mimetizzare gli animali. Il disegno delle fasce sembra ripetere le crepe che si formano nel ghiaccio. Queste acque gelide offrono cibo in abbondanza. Molte specie di foche nascono sul pack e vivono tutta la vita senza mai toccare la terraferma. La femmina scava un buco nel ghiaccio e costruisce una tana nella neve in cui partorirà e allatterà il suo cucciolo. Dato che il latte della foca è 12 o 13 volte più nutriente di quello della mucca, il cucciolo crescerà in fretta e gli sarà presto concesso di esplorare le meraviglie della sua candida dimora sotto lo sguardo vigile della madre. Come la lontra, la foca appartiene a quel ristretto e specializzatissimo gruppo di mammiferi che, pur vivendo principalmente nell'acqua, riesce a usare le zampe per muoversi anche sulla terra o sul ghiaccio. Nella caccia o nella fuga, comunque, si trova a suo agio solo nell'elemento liquido. Questa foca sembra morta, ma si sta riposando. Un altro stratagemma evolutivo è la capacità di chiudere le narici e i condotti uditivi quando è sott'acqua. Senza svegliarsi del tutto, la foca solleva il muso per prendere una boccata d'aria e poi si riaddormenta.
ogni specie di foca occupa una determinata nicchia ecologica. Mentre alcune migrano da una parte all'altra del pack polare per accoppiarsi e partorire, altre percorrono centinaia di chilometri per ritrovare esattamente la particolare spiaggia rocciosa dove loro stesse sono nate. Come i salmoni, devono trovare quel particolare tratto di fiume prima che la natura possa avere il suo corso. Un'isola a nord del Giappone. La costa battuta dalle onde è selvaggia e inospitale, così come lo sono le migliaia di chilometri di costa che si affacciano su entrambi i lati dell'Oceano Pacifico. Eppure qui sono giunte le foche. Si sono orientate con il sole, hanno captato e seguito i misteriosi segnali chimici incontrati nelle vaste distese del mare aperto e ora sono arrivate. Possono godersi il meritato riposo. In che direzione stanno andando le foche dal punto di vista evolutivo? Verso la terra o verso il mare? Gli zoologi spiegano che le piccole zampe anteriori sono un primo passo verso lo sviluppo di pinne simili a quelle del delfino. Dicono che quanto resta della coda seminascosta fra le zampe posteriori è un ricordo dei tempi in cui la foca era un animale terrestre. Il loro cammino evolutivo, allora, è in direzione del mare, dove ha origine tutta la vita. Ma pare che le foche non abbiano fretta. Nel frattempo, possono approfittare di entrambi gli elementi. Molte specie di foche partoriscono i loro piccoli a terra. Questo cucciolo, nato da pochi minuti, è ancora avvolto nel sacco amniotico in attesa di essere pulito e iniziato al mondo. Per cuccioli e adulti, la riva è un rifugio sicuro, vicino al terreno di caccia, il mare aperto. Le foche sono animali spesso gregari. Così controllano meglio i predatori e hanno maggiori chance di sopravvivere. I giovani apprendono con rapidità. Presto saranno a loro agio in acqua, come le madri. Dovunque siano collocati nella scala evolutiva, questi abili mammiferi marini sono perfettamente adattati alla vita che conducono. Il mare è il loro territorio. Si trovano bene qui. Non dovendo subire le sfide quotidiane della vita selvatica, il comportamento della foca nella vasca di uno zoo non sarà lo stesso che in mare, ma spiccherà sempre per la grazia e l'agilità innate. Pochissime persone al mondo potrebbero ammirare la sensibilità e l'intelligenza della foca se non fossero tenute negli zoo. Sul loro terreno, che esso sia un gelido lastrone di ghiaccio artico o la costa fredda e rocciosa di un'isola,
le foche sono tra gli animali meglio adattati e specializzati fra quanti dividono con noi il pianeta Terra. I pinguini possono essere considerati i clowns della natura. Ma dovrebbero anche suscitare la nostra ammirazione per la loro capacità di vivere in uno degli ambienti più inospitali del mondo. Il turbolento mare di Ross nell'Antartico. A 10 gradi di latitudine dal polo sud. Non solo sopravvivono in queste condizioni proibitive, ma vi prosperano. I pinguini ci appaiono così buffi per via della loro posizione eretta, la loro camminata dondolante, le loro piccole ali tese all'indietro e la loro impeccabile imitazione di omini in frac. Sia in natura che nelle loro popolari esibizioni negli zoo, i pinguini sono sempre degli intrattenitori divertenti. È affascinante osservarli nei loro comici atteggiamenti. Anche il pinguino reale, uno dei più grandi e dignitosi uccelli del mondo, appare buffo in uno zoo. Sta semplicemente cercando di mantenere fresche le zampe, che in natura debbono sopportare temperature di parecchi gradi sotto zero. Il pinguino reale somiglia a un personaggio dei cartoni animati. Altrettanto i pinguini di Macaroni con i loro pennacchi. Eppure con queste esibizioni per il divertimento del pubblico dello zoo, che non avrebbe l'opportunità di osservarli nel loro habitat naturale, non fanno altro che sfoggiare il loro comportamento naturale. Questi atteggiamenti bizzarri fanno parte, in realtà, del cerimoniale nuziale che si conclude con gli accoppiamenti. In natura, il verso del pinguino di Jackass è una perfetta imitazione del raglio dell'asino. Allo zoo è un numero che riscuote un notevole successo. Incuranti del pubblico che si era colto ad osservarli, due bellissimi pinguini crestati fanno ciò che farebbero se stessero su un gelido lastrone di ghiaccio nel pack antartico. È il rito di corteggiamento che serve per scegliere il compagno. Le penne vanno regolarmente lisciate perché rendano bene in acqua. Nelle gelide acque polari anche questo gesto è dettato dall'istinto di sopravvivenza. Ora una dimostrazione della funzione di quelle piccole alette goffe e dei piedi sistemati all'estremità del corpo, proprio dove, se si trattasse di una barca, dovrebbe trovarsi il motore fuoribordo. In acqua i pinguini non sono animali goffi. Usando le ali come potenti pinne e i piedi come timoni, i pinguini possono raggiungere la velocità di 50 km orari. Solo le foche e i delfini nuotano a quella velocità. Come tanti tappi di spumante, saltano sulla lastra di ghiaccio. La loro buffa andatura dondolante è dovuta alla posizione dei piedi che favorisce il nuoto.
Sono così bravi che possono nuotare anche sul ghiaccio. Quanto al buffo abbigliamento, il formale abito da sera, è un'ottima tuta mimetica per un uccello che vive di pesca subacquea. Battono il record di sopravvivenza in un territorio così gelido e ostile. Vivono la maggior parte della loro vita in mare, in una zona di pesca scelta con cura. Tornano sulla riva solo per nidificare, raccogliendosi in gran numero. La testa china è un segno di pacificazione. Significa, non siamo qui per rivendicare il territorio, siamo solo di passaggio. I pinguini di Adelia, tra le 15 specie diverse di pinguini, hanno un curioso rituale in cui fanno ricorso ai sassi. Alcuni osservatori credono che questo gesto sia la promessa del maschio di costruire un buon nido con il materiale disponibile. I pinguini Papua nati in cattività mostrano lo stesso tipo di comportamento. Evidentemente questo è dettato dall'istinto di sopravvivenza, è un'eredità genetica. Un esame fondamentale per gli animali in tutto il mondo. Sei capace di conquistarti il tuo territorio e difenderlo? In cattività o in natura, il territorio è della massima importanza. Senza territorio non si ha niente da offrire ad una eventuale compagna e il corteggiamento non avrebbe scopo senza un posto per allevare una famiglia. Infatti, i pinguini sono animali gregari, vivono in comunità numerosissime. Sono monogami, hanno un unico compagno con cui rimangono insieme tutta la vita, dividendosi i compiti familiari. Come molti altri uccelli marini, sembra che i pinguini abbiano bisogno dello stimolo di gruppo per nidificare. Questo è particolarmente vero nel caso dei pinguini di Adelia, che più di qualunque altra specie dimostrano le eccezionali capacità di adattamento alle circostanze più difficili. Popolano l'Antartide, freddo e impervio, in gran numero. Sono state osservate colonie di addirittura 5 milioni di pinguini. Tra gli animali delle regioni polari, il pinguino così ben adattato al suo ambiente è un esempio entusiasmante del successo della natura. Cultura è una bella cosa. Libri, concetti d'arte, raccolte di volumi.
ma bisogna anche ancorare bene le librerie al muro. Bene, l'acqua, lo abbiamo visto, è vita per tutti coloro che l'hanno scelta, e la ragione naturalmente è che l'acqua brulica di cibo. È un banchetto talmente attraente da indurre a diventare animali acquatici persino quegli animali che non lo erano alle origini. Nella prossima puntata vedremo come questa ricchezza di cibo abbia anche modellato il becco di alcune specie di uccelli diventate specialiste in caccia sotto il pelo dell'acqua, anatre e pivieri in particolare. A presto, arrivederci.